Quindi la prima risposta dell'assessore Lazzati riguarda una interrogazione del collega Gandolfi in merito a 45 studenti senza banco al liceo Quasimodo di Magenta. Prego, assessore Lazzati. Grazie Presidente. Si risponde in merito alla interrogazione del consigliere dell'Italia dei Valori Gandolfi riguardo a un articolo anche di giornale che era uscito prima dell'estate su 45 studenti senza un banco al liceo Quasimodo di Magenta. Innanzitutto dobbiamo premettere che il dirigente scolastico del liceo Quasimodo di Magenta non ha mai trasmesso al nostro assessorato alcuna nota al riguardo. Però precisiamo che sin dall'insediamento dell'attuale amministrazione, Provincia di Milano si è fatta carico delle necessità del territorio del Magentino, confermando la nuova edificazione nell'area di pertinenza del centro scolastico di Via Trieste e garantendo per l'avvio dell'anno scolastico 2010-2011 ulteriori 8 nuove aule nella sede di Via Colombo, con una spesa di oltre 400.000 euro. Queste 8 aule si sono aggiunte agli spazi già disponibili nel medesimo complesso scolastico e nella sede storica di Via Volta. Per quanto riguarda la nuova edificazione, si è provveduto alla stesura del progetto definitivo relativo al primo lotto di intervento, che prevede la costruzione di 19 aule, oltre a laboratori e i necessari spazi accessori. Purtroppo le note difficoltà in cui versano gli enti locali derivanti dal rispetto del patto di stabilità hanno impedito al momento attuale l'espletamento della gara d'appalto. Provincia di Milano sta comunque valutando, insieme al Comune di Magenta, soluzioni edilizie che possono consentire, nel medio periodo, di dotare l'Istituto di ulteriori aule, compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili. Per quanto riguarda in particolar modo gli studenti senza banco. Già lo scorso anno scolastico, Provincia di Milano aveva detto sia al dirigente scolastico che ad alcuni rappresentanti di genitori docenti che la nuova edificazione non sarebbe stata comunque disponibile per l'anno scolastico 2011-2012 né per quello successivo. Per l'accoglimento delle iscrizioni si evidenzia che in base alle disposizioni ministeriali, e così come ricorda sempre in svariate occasioni il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, è responsabilità della scuola di valutare se le richieste di iscrizione ricevute possono essere integralmente accolte in funzione della capienza degli edifici, oppure se, risultando in eccedenza, vadano applicati dei criteri di selezione deliberati dal Consiglio d'Istituto. Al momento della presentazione delle domande di iscrizione, è un preciso compito del dirigente scolastico informare le famiglie del fatto che le richieste potranno essere accolte solo entro i limiti di capienza dell'istituto e che è quindi indispensabile indicare altresì altre sedi a cui trasmettere automaticamente la domanda. Comunque l'assessorato è sempre molto attento e sensibile alle esigenze del territorio del Magentino e si attiverà di concerto con l'amministrazione comunale per cercare di risolvere questo annoso problema e soddisfare così le richieste delle famiglie. Grazie. Nel senso che la nota positiva che voglio sottolineare perché mi pare giusto è sulla prontezza, sulla celerità con cui l'assessore ha risposto, perché l'interrogazione è del 7 di luglio e la risposta è datata 26 luglio, quindi assolutamente questo è un rilievo positivo che mi piace fare, così come in altri casi invece rilevo l'enorme ritardo con cui vengono date da altri assessori le risposte, in alcuni casi anche più di un anno. Non è il caso dell'assessore Lazzati perché gli va reso merito su questo aspetto. Quello che mi sento però di rilevare è che rimangono, come dire, indeterminate le risposte ai quesiti che ponevo io, che erano abbastanza precisi, nel senso chiedevo quando in realtà la risposta mi dice che nonostante ci sia il progetto, mancano i soldi. Mi dice qua che
Tuttavia, le note difficoltà in cui versano gli enti locali derivanti dal rispetto del patto di stabilità hanno impedito al momento attuale l'espletamento della relativa gara d'appalto. Quindi... Ok, tecnicamente una piccola sottolineatura, però mi pare che, visto che si rilevano le difficoltà degli enti locali, il fatto dei limiti posti dal patto di stabilità, mi pare che il governo dello stesso colore politico dell'assessore abbia espresso delle volontà politiche chiare su entrambe le cose, nel senso agli enti locali sta tagliando tutto e anche di più di quello che si può tagliare, anzi direi molto di più di quello che sarebbe giusto, e dall'altra parte il patto di stabilità lo vuole addirittura inserire in Costituzione, quindi non è che ci si può lamentare più di tanto se non con il vostro stesso governo a livello nazionale. L'altro rilievo che mi pare venga fatto a più riprese, si sottolineano giustamente da un certo punto di vista i ruoli, cioè quello del direttore dell'ufficio scolastico a cui vanno la responsabilità del numero di iscritti e quant'altro. Tutto corretto, però ribadisco, la questione vera è che rimane ancora col punto di domanda è quando si faranno queste benedette aule che erano previste dal progetto. Quindi io credo che, spero che l'assessore potrà venire qui in futuro ad aggiornarci dando delle notizie concrete su quando effettivamente il patto di stabilità permetterà di spendere i soldi che non ci sono in un qualche modo al momento e di poter dare una risposta concreta al territorio, insomma, perché altrimenti siamo sempre lì a raccontarcela e poi i cittadini giustamente non comprendono i cavilli, diciamo, politichesi, burocratici, chiamiamolo come vogliamo, a loro interessano i fatti, mancano le aule, le vogliono vedere. La domanda è quando le vedranno, quando il patto di stabilità ci permetterà di dare una risposta positiva ai cittadini e di far vedere le aule e quindi di consentire anche a questi 45 studenti che al momento, secondo quanto riferiva l'articolo che ho allegato all'interrogazione, rimangono così in sospeso. Quindi io attendo in futuro un aggiornamento sulla questione. Grazie. Grazie.